È chiuso! Lutto per la prematura scomparsa dell'adorato, i figli addolorati lo piangono. E che cazzo, Peppe, non la vuoi finire? Sì, lo so che sei da lutto. Ma che ti dai un caffè? Vabbè, allora questo caffè me lo faccio io. Perché uno nella vita deve sapere fare tutte cose. Anche il caffè. E il caffè lo so fare. Tutte cose so fare. Sapessi quante volte sono stato solo nella mia vita. E mi sono sempre arrabbiato. Oggi io dovevo andare al cimitero a onorare un mio amico che purtroppo non c'è più. E invece ne sono salito in campagna. Ho pensato a tante cose. Ho pensato, ma perché Tano non può onorare il suo amico impastato? Ma soprattutto ho pensato perché a Tano non lo vogliono al funerale del suo amico Luigi impastato. Perché? Forse per questa cosa che ci ho scritto in tasca. Tano seduto, viso pallido, esperto di lupare e traffico di eroina. Ecco perché non lo voglio. E come potrebbe onorare il suo amico? Se è questo quello che pensano di lui. Tano seduto, viso pallido, esperto in lupare e traffico di eroina. E allora io mi chiedo, tutta la droga che passa per Punta Raisi la traffica Tano. Allora tutte le raffinerie che sono nascoste in mezzo alla campagna di Punta Raisi appartengono a Tano. Ma allora questo Tano è un mostro. Tano è il diavolo, Tano è la cattiveria fatta persona, Tano è Tinto! Ma chi le dice queste cose? E soprattutto come fa a dirle? L'ha visto a Tano che faceva tutte queste cose? No, non l'ha visto. L'ha visto a Tano che comprava la droga? Non l'ha visto. Che la raffinava, che se la metteva in tasca, la portava in America? L'ha visto. Non l'ha visto. Non l'ha visto. Però queste cose le dice lo stesso. E ne stavo in campagna. E pensavo tanto al mio amico Luigi, a lui e a questi due precedenti. Quando viene davanti a me piangendo e mi dice, Sultano, fatemi travagliare, che non c'ho lavoro. Sultano, fatemi mangiare. E Tano praticamente che fa? Parla con questo, parla con quello, disturba qualche altro amico e ci dice, fate lavorare a Luigi perché c'ha famiglia. E Luigi comincia a lavorare, comincia a guadagnare i primi picci. Si compra questa bella pizzeria, manda i suoi figli a scuola affinché non possano soffrire come a lui. Imparino a non sottomettersi come a lui. Ma tutto questo grazie a chi? Grazie a Tano, anzi grazie a Tano seduto, viso pallido ed esperto di lupare il traffico d'eroina. Voi adesso mi offrite questo buon caffè. Siamo pari di tutto, del debito, delle conoscenze e del rispetto. Perché io lo so che quando si fa del bene poi alla fine uno viene odiato. Perché è legge di natura. Voi non mi dovete più odiare. Perché con questo caffè abbiamo chiuso tutti i conti. E se invece tu Peppino vuoi continuare ad odiarmi, per me va bene uguale, perché tanto mi schiedo che sei tu a Tano, ci fai soltanto ridere, i tuoi insulti non ci arrivano. Perché tu non esisti, tu non ci sei, tu sei nudo, mascato con niente. E nemmeno paura deve avere, perché ci sarà Tano a proteggerti. Perché è Tano, è soltanto Tano, che ti dà il permesso di continuare a ragliare come i cavalli, come i sciecchi.